Questo programma è offerto da. Nigro Costruzioni. Creiamo spazi. Costruiamo il futuro. www.nigrocostruzioni.it Conf Commercio Pistoia e Prato. Scopri i vantaggi di essere socio. Buongiorno e bentrovati a prima di tutto Sport, come ogni lunedì ovviamente diamo ampio risalto allo Sport eh, con la prima settimana dei mondiali che si è conclusa, cercheremo di capire il bello e il brutto di questa prima settimana mondiale che si stanno giocando quindi gol ma anche proteste, polemiche e manifestazioni legate a temi eh, politici, allora andiamo subito a vedere quello che scrivono i quotidiani oggi, faccio però una piccolissima eccezione, partiamo ehm, dalla prima pagina di eh, Repubblica perché eh, come sapete eh, sono, eh, è stata una giornata segnata dal lutto e dalla tragedia per il nostro eh, paese eh, con la frana che ha colpito Ischia e che eh, per ora ha, ha già fatto sette vittime accertate, cinque invece sono i dispersi, e eh, questo è il titolo che eh, in prima pagina oggi eh, scrive la Repubblica, la strage degli abusi, metà delle case dell'isola costruite sulla montagna sono state sanate senza documenti né controlli, un colpo di spugna edilizio, polemica su Conte per il condono firmato nel 2018 a Casa Micciola, si continua a scavare ad oltranza, sette appunto le vittime accertate, quindi appunto eh, ancora una volta purtroppo l'Italia costretta a piangere eh, vittime per ehm, abusi. a eh, come in questo caso, eh, che poi sono stati sanati da un condono, e eh, quindi ancora una volta, ahimè, si torna a parlare di eh, danni dovuti a dissesto idrogeologico e magari anche a incuria dell'uomo. Eh, fatta questa debita eh, premessa, andiamo allora a focalizzarci eh, sui eh, fatti sportivi, ehm, cominciando dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, che è questa, ehm, dedicata a, a Mr. Miliardo, ovvero Kilian Mbappé, l'uomo dopo oro del mondiale, l'attaccante senza limiti dalla Francia al PSG, ecco perché ora vale una follia col Real alla finestra, si parla ormai da Dani di un suo possibile approdo ai Blancos, per ora è rimasto a Paris Saint-Germain, ma chissà mai dire mai il futuro potrebbe eh, tingersi di merengue, anche per eh, Mbappé, eh, lui che è sicuramente l'uomo del momento. Eh, Grazie ai suoi gol, ma ehm, con la Francia che eh, sta facendo molto bene, continua quindi a confermare il fatto di poter essere una delle protagoniste eh, favorite di questo mondiale. tra le favorite c'è anche il Brasile, di Neymar, che eh, con la Serbia è uscito per un infortunio, emblematiche anche le foto della sua caviglia, ehm, e eh, con il rischio che possa eh, saltare sicuramente qualche partita, e, eh, però il commissario del Brasile ha rassicurato dicendo che comunque il mondiale non dovrebbe essere a rischio, il fatto è che il Brasile però si lamenta perché eh, il Brasile accusa basta Rodei star da tutelare eh, Neymar eh, preso di mira per i troppi falli che appunto poi lo avrebbero costretto a, a uscire per questo infortunio, eh, però il Brasile si gode anche... Richarlison che con la sua doppietta ha permesso alla formazione Verde Oro di eh, battere la Serbia e eh, poi il focus all'interno del quotidiano e dopo lo andremo a vedere il bello e il brutto del mondiale in questa prima settimana dai tifosi finti a Richarlison che coppa comunque in ogni modo il mondiale fa sempre eh, discutere eh, ieri si è giocato un uh, big match quello tra uh, Spagna e Germania Germania che non poteva fallire dopo la, la sconfitta nella uh, prima partita è riuscita a strappare un punto contro la Spagna, pareggio con la Spagna, segna morata, la Germania si salva e può eh, sperare. Quindi eh, il, la formazione eh, tedesca ancora in corsa per eh, la qualificazione. C'è stato poi comunque spazio anche per eh, la cronaca perché si è giocata la partita tra Belgio e Marocco, ha vinto il Marocco 2-0. Che Marocco infatti scrive la Gazzetta Belgio nei guai scontri e caos a Bruxelles. Perché appunto è questo l'altro accadimento. A Bruxelles dopo la partita ci sono stati eh, scontri ehm, che eh, hanno portato all'arresto di 11 persone. Poi eh, si parla anche di eh, mercato. Perché mentre mh, si gioca il mondiale, l'Italia come ormai sapete resta a guardare perché non si è qualificata. Però le formazioni del nostro campionato stanno cercando di eh, diciamo così, mettersi avanti per quella che sarà la ripresa di gennaio e quindi si parla di mercato con tre nomi per ehm, le nostre formazioni, i nomi di Milan, Juve e Inter per la rimonta Scudetto, Ziek per il Milan, e ieri con il Marocco è stato protagonista, Mele per la Juve, Truffer per l'Inter, questi quindi so, sono i nomi ehm, e poi si fa riferimento anche alla Formula 1 con eh, la Ferrari alle prese con eh, diciamo così una ricostruzione con eh, Binotto il cui futuro è eh, ancora in bilico, dopo eh, anche tanti errori di strategia che la Ferrari ha commesso in questo eh, mondiale che ricordiamo ha vinto eh, Verstappen con la eh, Red Bull. E, eh, questa invece è la, la, la pagina di Repubblica Repubblica Sport. Che eh, parla ovviamente di quello che è successo ieri sera, quindi del pareggio della, della Germania, è ancora il gioco dei nove. Spagna e Germania ritrovano i centravanti. Questo perché? Perché entrambe avevano cominciato senza un vero e proprio centravanti di ruolo. Ormai spesso e volentieri, e la Spagna certamente è stata maestra in questo. Si eh, gioca con il falso 9. Nessuna delle due, ieri, ha cominciato con un centravanti di peso vecchio stile. Poi sono entrati Morata, che vabbè, non è proprio un centravanti di peso vecchio stile, però comunque un centravanti lo è, e Fulkrug, che è questo giocatore che si sta mettendo in mostra quest'anno in Bundesliga nel Werder Brema e ehm, hanno eh, risolto appunto la partita entrambi con un gol, eh, sono entrati, hanno segnato, quindi tedeschi però ultimi per ora nel girone sempre in corsa perché l'ultima eh, partita eh, sarà decisiva e la Germania per ora si tiene in piedi grazie al Costa Rica che ha sconfitto il Giappone, poi c'è spazio anche per l'altra partita, una delle altre partite che si è giocata ieri con la Croazia che ha demolito 4 a 1 il Canada, e, ehm, quindi insomma eh, questo è quello che è successo eh, ieri, ehm, andiamo però a vedere anche appunto, sì, eh, calcio giocato, ma non solo, come vi dicevo, eh, in una delle partite che si sono disputate nella giornata di ieri, quella tra eh, Belgio e Marocco, appunto ha vinto il Marocco, e, eh, però ci sono stati scontri a Bruxelles con eh, tifosi marocchini che... Mh, un po' per festeggiare, ma non solo, direi: hanno eh, messo a ferro e fuoco la città, Marocco, festa e follie, Bruxelles devastata e poi si, eh, si scende nel, nel dettaglio eh, è solo un piccolo segno di quanto il Marocco e i marocchini stiano scuotendo la Coppa del Mondo, ma i risultati dei Leoni dell'Atlante, il pareggio con la Croazia e la vittoria sul Belgio, hanno scatenato reazioni a distanza, mandando in subuglio il centro di Bruxelles, scesi in piazza per festeggiare il trionfo in questa specie di derby con il paese dove in, cui si sono sta, eh, in cui si sono stabiliti i marocchini hanno appiccato incendi, rovinato auto scagliato monopattini e guerrigliato con la polizia che è dovuta intervenire con i drani e lacrimogeni, ci sono stati 11 arresti, quindi purtroppo, ahimè, il tema della eh, violenza legata al, al calcio, allo sport che eh, anche in questi mondiali si fa sentire, anche se non è successo dove si stanno disputando, ma comunque eh, con fatti legati alle eh, partite. Abbiamo visto quindi le eh, pagine dei, di Corriere della eh, Repubblica, della Gazzetta, vediamo invece quello che scrive QS, il quotidiano... Sportivo, eh, anche in questo caso eh, c'è un eh, primo piano dedicato al Brasile. Non ci resta che il Brasile, mondiale senza padrone. Ma la Seleção dà sempre spettacolo. E in effetti, insomma, in eh, queste prime partite, sicuramente restano negli occhi, le, eh, resta negli occhi la prestazione del Brasile. Foto copertina, appunto, come vi dicevo per Richarlison, il giocatore del Tottenham che eh, ha segnato una doppietta. Poi si parla anche della partita di ieri sera, quella tra Spagna e Germania. Morata fa paura alla Germania. Fulkrug la tiene in corsa. Eh, parleremo poi comunque anche di temi un po' più locali, Fiorentina e eh, Prato, eh, si parla di Fiorentina, Viola al Via, oggi ripartono gli allenamenti, le quattro mosse che attendono Mister Italiano, quindi appunto come vi dicevo eh, in Italia si pensa invece chiaramente al campionato e quindi la ripartenza dopo questa piccola sosta che vedrà un vero e proprio diciamo così, eh, bis di eh, ritiro, prepara di preparazione per poi farsi trovare pronti alla ripresa del 4 di gennaio. Si parla anche di Prato, eh, festa Prato, tre punti d'oro e il morale sale. Bella prova dei Bianca Azzurri a Lungo Bisenzio. Hanno battuto il lentigione con un bel eh, 3-1, quindi Prato che in teoria avrebbe 23 punti in classifica, ma poi sapete che le varie vicende legate alle penalizzazioni e alle partite eh, non ancora omologate ehm, fanno sì che la formazione Bianca effettivamente abbia 17 punti e eh, poi ovviamente vedremo come andrà a finire se almeno qualche, qualcuno di questi punti riuscirà a salvarlo um... Parliamo poi anche di eh, un altro dei protagonisti, ah, molto atteso sicuramente, ma insomma che per ora sta rispondendo alle attese: ovvero eh, Leo Messi, eh, perché per eh, il Corriere della Sera Leo Messi ha una missione, eh, che è quella ovviamente di far vincere il mondiale all'Argentina e quindi di pareggiare in tutto e per tutto eh, Diego Armando Maradona. Diciamo è questo è il grande cruccio che per ora lo sta accompagnando nella sua sfavillante carriera. È riuscito sì a vincere la Coppa America, ma ecco il mondiale, sicuramente sarebbe una Un'altra cosa, e se vogliamo, sarebbe anche la ciliegina sulla torta meritata per una carriera straordinaria di quello che a mio parere è eh, sicuramente il miglior giocatore del mondo, Poi insomma si può discutere più o meno tra lui e Cristiano Ronaldo, insomma, questo è il mio parere. Questo, ehm, quello che scrive il Corriere, riferendosi a, a Leo Messi, che come sapete è andato via molto presto dall'Argentina, però lui si sente in tutto e per tutto argentino, anzi per la verità, per il Corriere della Sera, Rosarino, eh, questo, quello che scrive il Corriere, le radici, se n'è andato a 13 anni, è cresciuto a Barcellona, vive a Parigi, ma è rimasto a Rosario, Um, questo uh, perché? Perché lui, comunque, uh, sente, sente molto questa, questa, questa pressione, questo fatto di dover, comunque, riuscire a trascinare l'Argentina. Spesso e volentieri è stato accusato di non essere decisivo per la nazionale e uh, di non essere, appunto, riuscito in quello che invece aveva fatto Maradona nei mondiali dell'86, ovvero, ovvero vincere quasi da solo. No? Si è detto sempre così, anche se poi in realtà non è proprio così. Il mondiale. Chiunque abbia conversato con Messi sa che non parla spagnolo ma argentino, anzi rosarino, questo è quello che scrive Aldo Cazzulo nel suo pezzo, il suo aggettivo preferito è, è spettacular che però lui pronuncia petacular mangiandosi tre lettere eh, anziché trabacarbice laburar a chi gli chiede notizie del primogenito Tiago risponde tutto fiero, le gusta il fulbo che significa gli piace il calcio ma non in castigliano, in un dialetto sudamericano Messi se n'è andato a 13 anni è cresciuto in ogni senso nel Barcellona vive a Parigi ma è come se non fosse mai partito da Rosario, vale per lui quel che scrisse Cavafis, la città eh, ti verrà dietro, andrai vagando per le stesse strade, invecchierai nello stesso quartiere. Eppure, nonostante 93 gol segnati in nazionale, da ultimo quello al Messico decisivo per tenere in vita le speranze dell'Argentina, Leo, ma i compatrioti lo chiamano Lio, ha dovuto lottare moltissimo per dissipare l'aura di espatriato se non di traditore. Non era freddezza, era il contrario: emotività. Con l'Albi Celeste non è riuscito sempre a dare il massimo proprio perché ci teneva troppo. Quindi vedete anche un po' questo aspetto. Dei campioni che comunque poi sono costretti a fare anche i conti con eh, questa pressione nei loro confronti che eh, ovviamente gli chiede eh, molto proprio per salvare le sorti della nazionale. Ehm, Andrea, dare un ultimo. Ehm... Occhio alla, a quelli che sono i commenti della gazzetta prima poi di andare in pausa pubblicitaria e di ehm, chiamare l'ospite qui accanto a me, ehm, nella, nei commenti della gazzetta in questo caso di Alessandro Bocalelli e Alessandro Grandesso si fa riferimento a quelli che sono i temi un po' del mondiale, la difesa dei talenti deve sempre essere al primo posto, questo è un po' quello che si diceva anche nel, nella prima pagina, no? vi ricordate appunto il fatto che debba essere tutelato la fattispecie si parlava di rimar, ma insomma non solo. Finora c'è stata solo un'espulsione dalla tolleranza zero si va verso la punibilità pari quasi allo zero. Quindi questo grande tema della della eh, diciamo così, eh, tutela appunto dei, dei giocatori più talentuosi. Per fare in modo che eh, possano eh, esprimersi al meglio, e poi eh, il focus sull'Emiro eh, del Qatar con il suo PSG ha già vinto il mondiale, facendo riferimento chiaramente a Mbappé, ma non solo, a tutti gli altri giocatori che eh, hanno acquistato valore grazie alle loro prestazioni. Allora, per ora direi ehm, di fermarsi qui, ehm, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco con la seconda parte di Prima di tutto Sport. Prato all'Armi. siamo da 30 anni al vostro servizio, presenti su tutto il territorio e reperibili 24 ore su 24. I nostri impianti sono tutti certificati. Prato all'Armi. sicuro e meglio, siamo a Prato, in via Curtatone 16, telefono 0574-25965. il tuo condominio o sostituire la caldaia. È semplice, Monte Bianco Costruzioni. Monte Bianco Costruzioni applica direttamente in fattura il bonus facciata e il bonus caldaia. Per un preventivo gratuito contatta MonteBianco Costruzioni a Montemurlo. Monte Bianco Costruzioni.com, offerta valida per i condomini. Studi Medici Esthetic Medical Care, nuova sede in via Udine 56. Nuovi servizi. Gastroscopia da 115 euro. Colonscopia da 145 euro. TAC da 110 euro. Mammografia da 80 euro. Risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 130 euro. Macchinaria all'avanguardia massimo comfort per il paziente. Nessuna lista d'attesa convenzionati con le principali assicurazioni sanitarie. Aesthetic Medical Care. Ogni giorno al tuo fianco. Era un colpo perfetto. Avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui. Mi definivano abile, scaltro, infallibile. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Prima di Tutto, è qui con me in studio Daniele Spada, il consigliere comunale, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, eh, come dicevamo in apertura, il bello e il brutto del Mondiale, È no? andato in, diciamo così, in soffitta la prima settimana in archivio, eh, prendendo spunto da questo le volevo proprio chiedere cosa secondo lei c'è sta, cioè, stato di bello in questa prima settimana e cosa di brutto partiamo però dal, dalla gazzetta così poi mm. magari l'aiuto con, con qualche spunto, allora ehm, in questo caso eh, Luigi Garlando, se non, esatto, sì, è proprio lui è suo l'articolo sul bello e brutto del mondiale, allora tra le cose belle la lotta trasversale atleti e attivisti si gioca anche per i diritti civili, quindi questo il primo tema eh, gli impianti gli otto stadi raccontano tutti una favola ehm poi il miglior gol nella rovesciata di Richardson c'è tutto il calcio. Quindi qui si fa riferimento anche alla bellezza del gol. La tendenza Bellingham e Company, questo è il torneo dei giovani. Quindi questo è un altro aspetto, altra eh, cosa bella secondo Carlando, Muro Cesni quando la parata vale doppio. Quindi l'importanza del ruolo del portiere. Nelle cose brutte, invece, sempre ovviamente secondo Carlando, il contorno. Che tristezza quei sifosi finti e tutti uguali. Il gioco eh, deludente, eh, poco spettacolo, troppa prudenza, è già 5-0-0. Eh, la delusione, eliminato subito, così è fallito il progetto Qatar. Eh, forse questo c'era un po' da attenderselo. Eh, calcio e calcioni, come si diceva anche prima, quella caviglia di Neymar come un melone: quindi il, il fatto che si pestino così un po' i talentuosi. Eh, come non si cambia? Può l'arcobaleno essere per la FIFA come un nemico? qui, ovviamente, si fa riferimento alla uh, fascia che le squadre avrebbero voluto mettere per uh, diciamo così, il rispetto dei um, diritti, e che invece è stata negata, con un, uh, sostituita con una uh, non discrimination, che appunto la FIFA ha voluto. Questo è quello che scrivono i giornali, secondo lei invece il bello e il brutto di questa prima settimana? Beh allora il bello è che mh, questi mondiali per ora non sono affatto male come, come spettacolo, sì ci sono state partite un po'... Ehm, noiosi troppo, e alcune troppo, troppo squilibrate, ma nel complesso credo che insomma, ci abbia regalato eh, una settimana di buon e piacevole, piacevole calcio. Ecco, devo dire che è stato. Insomma, per io li ho, ho seguiti per quanto possibile, insomma, mi sono divertito. Vai. Mm. E, il brutto, il, il brutto c'è che insomma si è fatto un mondiale in Qatar per andare dietro al denaro e basta, insomma ci siamo inventati un, un, un mondiale a dicembre perché appunto in Qatar l'estate ovviamente sarebbe stato improponibile dovendo interrompere i campionati, andandolo a fare in un paese dalla eh, tradizione calcistica nulla. E, e quindi ecco. Ormai il denaro muove gli interessi del calcio ed è l'unico o quasi interesse che, che, che muove le, le dinamiche del, di questo bellissimo sport e questo dispiace soprattutto. E poi c'è la questione va bene dei, dei, diritti, dei diritti civili, però è anche vero che è 12 anni che si sa che si sarebbe mm. fatto il mondiale in Qatar. Svegliarsi la, la vigilia delle partite mi pare anche un, un, un po' facile e se sono da ammirare i calciatori iraniani che non, insomma, si rifiutano di cantare l'inno per insomma, tutti i problemi enormi di diritti civili nel loro paese, insomma, quei bei calciatori strapagati che eh, dicono non metterò la fascia e poi davanti al rischio gravissimo eh, di una sanzione come un'ammunizione, mm. un cartellino giallo, recedono insomma eh, una gran figura non ce la fanno. tu dice mm, anche un po' di ipocrisia, diciamo così. Eh, il fatto beh. che magari però queste cose vengano fatte eh, durante il mondiale per avere una maggior visibilità non la convince, quindi insomma. Ma, ma allora se la fai la, la porti fino in fondo, cioè mm. non ti può spaventare se è una battaglia vera e sentita e che è un cartellino giallo, che, che, che ti cioè se veramente credi in quello che fai, un cartellino giallo ti ferma che uomo sei. Eh, Onore agli iraniani, insomma. A proposito di eh, irania, vabbè, ovviamente eh, lo ricordo Daniele Spada, consigliere comunale della Lega, ma grande anche appassionato di sport e di calcio, insomma, quindi di, eh, ho letto che insomma, tra San, Sanremo e Mondiali sono due cose che non ci perderebbe mai, eh, potendo, <ride> questo è quello no. che, che eh, ha scritto. A proposito però di eh, intrecci tra sport e politica, perché uh -huh. eh, la sua presenza mi serve anche a questo, eh, chiaramente lei parlava di, eh, di Iran e del fatto appunto i giocatori non abbiano cantato lì, no. lì davvero. Eh, sono, sono proteste diciamo così, che hanno anche un fondamento eh, e vogliono avere ovviamente una certa uh, visibilità non a caso ehm, domani ci sarà questa partita che poi sul campo sarà anche un vero e proprio spareggio per eh, eventualmente eh, passare il turno ehm, tra USA e Iran quindi la sfida dei due mondi questo è quello che scrive il Corriere della Sera vecchie ferite e eh, nuovi drammi USA e Iran è più di una partita quando il team Melli questo ovviamente eh, l'Iran viene chiamato così, batte il grande Satan nel 98 Teheran impazzì di eh, gioia. Eh, allargo anche per ehm, favorire voi a casa, polemiche e liti, questa volta ci si gioca anche il passaggio del turno, la polemica della bandiera ritoccata e l'ultima lite tra Kinsman e Keros, qui ovviamente si fa riferimento al fatto che eh, negli Stati Uniti sia comparsa la bandiera dell'Iran, però senza il simbolo centrale che poi è quello legato alla, al regime, diciamo così, quindi hanno un po' voluto emendare una, una parte. Um, questo perché? Perché ovviamente ehm, questo articolo mi dà lo spunto per parlare degli intrecci tra calcio e politica, o comunque tra sport e politica che ci sono sempre stati nel tempo e continuano eh, ad esserci. Um, le chiedo è ovviamente impossibile scindere le due cose, no? Eh, cioè, sport e politica ormai vanno a braccetto. Eh, vanno a braccetto, lo sono andate, lo, lo andranno anche perché sono comunque due passioni di noi, noi uomini inteso in nel in, 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 in senso generale e quando ci sono le passioni e delle volte si esagera e si tende a ragionare poco ma ci si dedica ci si, eh, ci si spende ci si appassiona e, e quindi sono due cose che spesso si legano anche perché il calcio riveste Tanto interesse e quindi la politica si interessa, eh, si interessa del calcio, i mondiali poi sono una ribalta, come diceva lei prima, una ribalta fondamentale, quindi è chiaro che ci sia l'interesse da parte dei calciatori di mandare messaggi politici e del, del mondo della politica eh, verso i mondiali, insomma, lo trovo una cosa naturale. Bisognerebbe secondo me cercare di evitare la troppa commistione, nella misura in cui lo sport più resta indipendente dalle manovre politiche, eh, dai giochi politici, dai eh, messaggi va bene, ripeto una, è una ribalta, ci stanno, però ecco lo sport più, è, più rimane svincolato dagli interessi troppo forti e politici e come si diceva prima economici meglio è. Eh, ricordiamo peraltro che i eh, mondiali del Qatar arrivano dopo l'assegnazione del 2018 alla Russia, quindi diciamo, si è giocato in due paesi un po' al limite. Diciamo così. Eh, Russia, che peraltro poi non, è stata, eh, non, non partecipa perché è stata, appunto, è stata bandita, no? Dalla, eh, ovviamente in seguito ai fatti che hanno riguardato il conflitto con l'Ucraina. Eh, le voglio chiedere questo però: probabilmente forse eh, l'errore a monte diciamo nel eh, andare ad assegnare a determinati paesi, eh, queste manifestazioni, oppure questo non deve essere un vincolo? Secondo me non può essere un vincolo troppo rigido, perché mh, infatti io prima facevo riferimento al fatto che in Qatar in Russia, tra la tradizione cistria c'è cioè e ben fuori, mm. in Qatar manca assolutamente. Se si fa un discorso troppo di eh, politica e di pedigree dei paesi ospitanti, si rischia poi di ritrovarsi in cinque paesi mm. a, a farlo e basta, o anche addirittura a giocarlo insomma, io credo che un minimo lo sport in questo debba guardare più lontano della politica e debba magari essere lo strumento per aiutare certi paesi per eh, coinvolgere certi paesi in dinamiche più ampie e per toglierli dal, dalle situazioni in cui ci si sono infilati ecco starei attento a dire o c'hai il certificato di, di purezza democratica di rispetto di tutti i diritti fino a un fondo per, per poter ospitare o addirittura giocare un mondiale, ecco, si rischia veramente di fare, un, di fare peggio in questo, in questo senso. Credi quindi nella politica dello sports washing viene definita così no? il fatto che lo sport venga usato da eh, regimi o comunque paesi come diciamo così, strumento un po' di pulizia della propria immagine? Eh, eh, certo che <coughs> si diceva poco fa, è chiaro che la politica se può ne approfitta. Mm. Però dicevo, è anche vero che secondo me, se la politica mette paletti troppo rigidi, rischia di confinarsi in, in un ambito eh, puro, tra virgolette, lasciando tu, tutto quello che ai nostri occhi ci appare eh, più o meno grigio, e eh, non è questo lo spirito dello sport. Insomma. Altro tema. Altro tema è quello eh, del, degli arbitraggi, ecco <ride> qui veniamo alla questione donne diciamo così perché eh, scrive in questo caso la Repubblica tra gli arbitri non c'è campo per le donne eh, perché? Perché per questi mondiali sono arrivate eh, tra le disegnate anche delle, degli arbitri donna. Non ce la faccio dire arbitri, scusate. Bravo, <ride> No, vabbè, no, l'italianista no, non, so. non, non ah, la lingua italiana, è quella. Eh, ah, mi dispiace, ma eh, su questo ah, eh, bene diritti. Ma insomma, non, non, non storpiamo troppo ah, le, la lingua. La sindaca vabbè, cosa di no, mia, mia me, mi ha piaciuto molto. detto io prima di fare il sindaco. Anche. Là, il sindaco, insomma, va bene così Vabbè, eh, a parte questa, questa digressione alle donne molto fuori campo esibite dall'Occidente oscurate nel Medio Oriente dovevano fischiare anche loro. Le arbitre, eh, purtroppo, Emanuela Odisio scrive gli per la prima volta perché in, que, eh, perché in quota rosa? No, no, aveva dichiarato per Luigi Gullina, presidente della commissione arbitri FIFA: Non guardiamo al genere, ma alle qualità. In effetti, se sa valutare e applicare le regole, se sei atleticamente e calcisticamente preparata, il genere non conta, e questo è. Di dubbio. In Qatar doveva esserci la svolta a dirigere tra i 36 arbitri anche Stefani Frappar, già Euro 2020, 39 anni da compiere a dicembre, francese, Yoshimi Yamashita, giapponese, 36 anni, ex giocatrice nella Tokyo Gaguke University, Salima Mukansanga, 34 anni, ruandese, laureata in infermieristica e in più tre guardaline tra i 69 assistenti, la brasiliana Neosa Bach, la, la messicana Karen Diaz Medina e l'americana Katrin Nesbit. non per gentile concessione. Ancora Collina, mi auguro che in futuro la selezione di ufficiali di gara femminili per importanti competizioni maschili sia ritenuta un fatto normale e non clamoroso, normale, certo, e qui arriviamo al punto. Ma allora dove sono le arbitre? Hanno forse inghiottito il fischietto? Si chiede Manuela Audisio. Su 32 partite, comprese quelle che si giocheranno oggi, dunque a metà esatta del Mondiale, le arbitre donne hanno fatto per sei volte il quarto ufficiale, diventeranno sette domani con Galles in Inghilterra. Ancelle a bordo campo, forse per fare l'esordire si aspetta qualche partita che non conti nulla, e qui si va bordata, diciamo così, ma ancora difficile da trovare. Oppure significa che la FIFA le esibisce per modernità ma in realtà non si fida di loro, che facciano un'esperienza che invecchino aspettando il loro turno, quando magari al prossimo mondiale 2026, quando fra parte avrà 42 anni e poi vabbè si continua. Quindi vabbè, avete capito un po' qual è il senso di eh, questo questo eh, quest articolo che solleva appunto questo tema no? del, arbitragi, degli arbitraggi delle donne nel, nel calcio eh, maschile. Eh, peraltro proprio quest'anno in Serie A c'è stata la prima gara arbitrata mm -hmm. da una uh, donna, eh, da un fischietto donna. Eh, le chiedo: è d'accordo un po' con questa esame? No, diciamo che ha il suo fondamento perché se vengono chiamate a quel punto eh, bisogna farle arbitrare, se no Sennò non le chiamate neppure. Sembra diciamo così un volersi coprire la coscienza Da parte della FIFA. Probabile che ci sia anche questo aspetto. Intanto, complimenti per il discorso dell'italiano che veramente va difeso contro queste tre, tremende storpiature. Ma ehm, sì, eh, può darsi che ci sia un po' un discorso di facciata. È anche vero che, appunto, per dire in Italia si affacciano adesso ad abitare nel, nella massima serie. E, insomma, i mondiali io credo che però forse più un discorso di facciata sia il fatto di intanto introdurle, in una, eh, introdurle alcune donne in, in, nell'arbitraggio della posizione più importante eh, del mondo. Io credo che anzi, proprio perché si vive tanto di facciata, se avessero avuto la possibilità di, eh, di metterne una, eh, l'avrebbero fatta abitare. Secondo me, probabilmente poi ovviamente è un mio parere lascio a che lascio il tempo di trova forse non sono ancora a livello le, degli uomini insomma lascerò da parte le battute sulla difficoltà delle donne di aprire il fuorigioco insomma <ride> in questo caso, <ride> in questo caso che sapere, però no, al di là delle eh, sciocchezze insomma ecco io credo anzi forse se non l'hanno messe veramente ancora non, a, a quelle lì che sono presenti gli manca un quid per essere al pari dei, dei loro colleghi uomini non lo so ecco io sinceramente strapparmi troppo le vesti per queste Cose. Io eh, credo e spero che, la, insomma, visto che c'è stata apertura, e, e, e sono ammesse, e insomma, se, se valgono, eh, verranno valorizzate. Eh sì, diciamo così, qui probabilmente entriamo in gioco anche con delle barriere culturali che nel calcio forse sono più difficili da battere eh, nella, nella vita di tutti i giorni, diciamo così un'apertura sicuramente positiva, eh, però in effetti eh, su questo al di là del, <ride> dell'italiano non sono d'accordo sull'arbitra, cioè right. sull però sono d'accordo ovviamente sul fatto che giustamente diceva Noelaudi a questo punto l'avete fatte, se le avete designate vuol dire che, qualche, che i meriti e le capacità per poter arbitrare li hanno e eh, allora facciamole arbitrare. questo è assolutamente eh, condivisibile ehm, allora altra cosa usciamo un po dalla mh, questione eh, mondiali eh, volevo fare un rapidissimo accenno se riesco a ritrovare la pagina alla, eh, alla Davis eh, con l'Italia appunto che sapete Eccola qua, eh, ha giocato in questo fine settimana la semifinale contro il Canada, purtroppo è andata male, quindi siamo stati sconfitti. Canada che poi peraltro ha vinto proprio la coppa in finale contro l'Australia, eh, tra l'altro da ripescata perché doveva andarci la Russia, ma eh, sapete che eh, è stata bandita dalle competizioni e quindi eh, Canada che poi è riuscito a vincere, però l'Italia si consola con il pass per il 2023, eh, salterà quindi i turni eh, preliminari eh, di... Disputerà direttamente la fase a, a gironi, Coppa Davis che ci manca dal 76. Allora, ehm, torniamo allora a parlare di, di altro, di Fiorentina nella fattispecie, perché Daniele Spada è anche tifoso della uh, Fiorentina, mm, come si diceva, appunto adesso le squadre uh, italiane stanno. Ehm, preparandosi per, ehm, per la, la ripresa di, di gennaio eh, e ehm, la Fiorentina quindi adesso riprenderà gli allenamenti, qui però si fa un focus anche su quelle che potrebbero essere le possibili eh, mosse per ehm, la ripresa, eh, Caraviola ti cambio così, Italiano accende il 2023, dal cambio di modulo alle tre competizioni il mercato dovrà dare una mano, si parla di portiere, porte girevoli o notte, Racciano è la vera garanzia, Gollini deve evitare lo strappo, Uh, in difesa, invece, Igor, se ci sei batti un colpo alla ricerca del vero Dodò, che finora quindi non, non si è visto molto. Uh, il centrocampo cambia molto. Mandragola deve portare De Barak, faccia un salto in avanti. Per quanto riguarda l'attacco, uh, emergenza, attacco come è la notizia più bella. Capragliovic, chi non si sveglia, puntini, puntini, puntini e via dicendo. E poi focus sul mercato le grandi manovre, Sabiri e Pereira. lavoro in corso per Bogassi fa dura. Quindi, questi un po' i nomi che mm. vengono fuori. Uh, le chiedo mh, un bilancio. Su questa prima parte di campionato della Fiorentina, che cosa salva? Che cosa salvo? Salvo insomma l'ultima parte di questa prima parte di campionato. L'inizio era stato piuttosto difficile. La Fiorentina. Beh eh, insomma, poteva essere una grande squadra. Eh, insomma, purtroppo le cessioni dell'anno scorso di Torreira e di eh, Jovetic e, no, eh, Sene, no, Vlaovic no, <ride> Jovetic sono no, anche no, io anche no. indietro e di Vlaovic. E, eh, insomma l'hanno finalizzata e gli acquisti che, che sono arrivati insomma, eh, non sono stati decisamente, decisamente all'altezza. È un anno l'ennesimo di transizione, vediamo, vediamo un po' che succede, un po' d'amarezza c'è effettivamente insomma, per, per quello che poteva essere e, e non è però insomma, per noi tifosi violoro è un discorso purtroppo abituale. Mm, ma si aspettava un po' di più obiettivamente da... Qualche cosa di più, mm. qualche cosa di più sì, Ora, appunto, dicevo, nelle ultime partite c'era stata una certa ripresa anche nel gioco, però ecco la bella Fiorentina de dell'anno scorso anche come gioco quest'anno si è vista molto poco. Uh, I problemi sono stati soprattutto davanti, chiaramente beh, questo mm. è sotto gli occhi di tutti. Uh, mm. I nomi che ha sentito prima su eventuali aggiustamenti, Sabiri, Pereira, Bogala, convincono? Eh, sono bei nomi, mm. eh, insomma, mh, specie Pereira mi, mi, mi piace parecchio e penso potrebbe essere utile, però, insomma, quello che manca è eh, qualcuno lì al centrocampo e. Eh, una punta, di Boga a me piace è un gran giocatore mm. per quanto ultimamente eh, sia stato eh, un po' messo eh, da una parte e, mh, eh, però eh, non è secondo me il giocatore di cui ha più bisogno la Fiorentina S la Fiorentina ha bisogno di una punta forte eh, che segni tanti gol, Boga ha, un, ha una corsa, un dribbling meraviglioso, forse il migliore quando è in forma della Serie A, però non è certo l'attaccante secondo me serve alla Fiorentina in questo momento. Eh, rapidissimi, su un'altra un questione cara, perché so che lei è un grandissimo giocatore di fantacalcio. Appassionato, eh, <ride> poi risultati? Sì, eh, c'è qualche giocatore della Fiorentina al quale è affezionato particolarmente perché, in genere, i giocatori mm. di fantacalcio non seguono il, la, loro, la loro fede calcistica, ne fai la squadra, ma si attengono alla, alla, a quello che succede sul campo. Ah, lei okay. è, quale delle due giocatori è? perché sono quelli che fanno il blocco della squadra mm, se, del cuore no, e invece... no, 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 perché già patiscono la Fiorentina, patirei due volte preferisco comprarli le altre squadre anche perché ho la, ho la regola morale di non comprare nessun giocatore juventino ah, ecco. però eh, a parte quello insomma mi sono molto laico like su, su quanto riguarda eh, il fantacalcio e bah, eh, di giocatori mi, che mi piacerebbe avere adesso della Fiorentina uno è il Tegacciano per quanto mm. la Fiorentina è un grande, un grande portiere, magari una squadra con una migliore difesa. <ride> e, però il Tegacciano mm. e Milenco vince comunque, sono due, due ottimi giocatori. Il suo fedelissimo invece del Fantacalcio se ne ha uno? Di, di miei giocatori, mm. è, no, no. Ciro immobile. Ah, vabbè, non ha detto niente. <ride> allora, eh, si, quando si riesce a comprare, perché insomma, il eh, Fantacalcio. Eh. Abbiamo le conferme. Noi, ah, eh. okay, Io ho due fantacalci, In uno l'ho dovuto ah. vendere, nell'altro me lo tengo per stritto. Eh, eh certo. Va bene. Allora, eh, torniamo invece dal Fantacalcio, al calcio giocato. Eh, parliamo di, di Prato. Prato, che ieri. Ha vinto 3-1 contro il Lentigione eh, e continua quindi a macinare gioco e risultati. Sul, sul campo, appunto. Vedete, questa è la classifica. Eh, il Prato ha 23 punti, però lo ricordiamo, appunto. Classifica parziale perché ci sono pendenti tre punti di penalizzazione combinati dal Tribunale Federale per un fatto relativo alla scorsa stagione, e poi eh, c'è subiudice la partita di domenica scorsa contro il Real Forte Querceta, che Prato ha vinto 2-0, ma eh, come sapete ha giocato per 4 minuti senza una delle quattro quote under previste dal regolamento, si attende ovviamente la decisione del giudice sportivo, Real Forte Quercet ha fatto reclamo, vedremo come andrà a finire, francamente è difficile che Prato possa riuscire a confermare questi tre punti ottenuti sul campo. Eh, quelli invece di ieri sono senza dubbio tre punti che non, non verranno tolti, eh, c'è la bella foto, qui siamo sulla Nazione con eh, Andrea Diego Mobilio, anche ieri autore di una doppietta, la terza consecutiva, peraltro, eh, che eh, esulta appunto dopo eh, uno dei due gol. Eh, Prato, che eh, quindi ha trovato grande continuità da quando è arrivato il nuovo allenatore eh, Lucio Brando, eh, si parla ovviamente di quello che è successo sul campo. Di, 5 partite, 4 vittorie ed un pareggio, poi eh, alcuni punti verranno eventualmente tolti, insomma questo lo vedremo. Però ecco, il campo questo dice che il Prato vince e convince perché anche ieri una eh, prestazione convincente, poi queste sono le pagelle di Leonardo Montaleni, appunto 7 all'allenatura e servivano i 3 punti, i 3 punti sono arrivati, in 5 partite 4 vittorie e un pareggio sul campo. Anche in questo caso ovviamente si fa questa precisazione. Chapeau tra i migliori vedo il 7A a Trovade e poi ovviamente eh, su eh, Mobilio. Man of the Match che prende 8 nelle pagelle di Leonardo Montaleni poi le interviste eh, Mister Brando soddisfatto questi punti danno gioia e morale ho visto lo spirito giusto, eh, bravi ehm, le chiedo Spada in questo caso eh, c'è eh, diciamo il tema dell'allenatore del cambio dell'allenatore mm a volte non porta i frutti sperati, in questo caso invece sì, perché il Prato Fortale, ha letteralmente sì. cambiato marcia, ma poi la cosa che impressiona è che <coughs> è stato un cambiamento repentino, perché Brando arrivò, me lo ricordo dalla presentazione, disse ci vorrà del tempo, e invece in realtà è stato no, è sì. immediato, il Prato con questo ruolino eh, sarebbe primo, eh, se, 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 se diciamo, si avesse giocato cinque giornate di campionato, quindi insomma eh, è quando davvero poi il cambio d'allenatore serve, no? è quella scossa che, che serve alla squadra. D'altronde il calcio non è una scienza esatta eh, no. e de delle volte ci sono queste dinamiche che innestano reazioni positive nello spogliatoio nel gioco e che portano subito a risultati anche eclatanti come quello del prato. A volte invece purtroppo non, non funziona. Io, non sono, io sono appassionato di sport ma son, non sono certo uno che eh, ha vissuto lo spogliatoio e ha giocato eh, a calcio se non con qualche partitella tra amici, quindi non sono probabilmente la persona meno adatta a dire come possono funzionare mm. certi, Vabbè, certo. certi meccanismi. Ma Però questo è... da fuori è difficile comunque dirlo, bisognerebbe eh, eh, essere dentro. Eh. Però ecco, insomma, sicuramente c'è stata questa, sì. questa scossa psicologica Bene. che si nota proprio anche dalle, dalle prestazioni: no? il prato che è letteralmente è proprio cambiato. Ehm, sempre rimanendo sul, sul locale, eh, la nazione eh, ha fatto questa pagina nella quale ha racchiuso un po' tutti gli accadimenti della, dello sport eh, locale per le squadre impegnate. Ieri, io ne, ne approfitto perché almeno ci dà proprio la possibilità di. poter Fare un assunto completo per parlare de, eh, di tutti gli sport. Eh, calcia 5 serie B, l'Italgronda non brilla in casa. Con Bologna solo un pareggio, pareggio per 1-1 dell'Italgronda, qui si parla di Futsal quindi eh, calcia 5 serie B. Qui invece il eh, tema è sul rugby, serie A Cavalieri in Gran Spolvero, battuta Villa Panfili, missione compiuta per la squadra di Coach Chiesa Serviva una vittoria per restare in scia delle prime due in classifica. Tante mete spettacolo. Cavalieri che si sono imposti 47 a 10, poi si parla anche di. Pallamano sia maschile che femminile, Serie A2 maschile, Girone B, la Pallamano Prato non ce la fa, la partita dura solo un tempo, sconfitta 28 a 21 da Camerano e poi invece la Pallamano eh, femminile, questa bellissima realtà davvero ehm, della Tusce che eh, gioca nella, nella Serie A1, eh, per chi non lo sapesse, Prato ha una formazione eh, di eh, Pallamano femminile in Serie A che peraltro negli anni... Ha ottenuto promozioni su promozioni e tantissime di queste ragazze sono proprio pratesi, cresciute eh, tutte insieme per, nelle varie formazioni giovanili per poi arrivare in, eh, nella massima serie. Ieri, purtroppo, però, c'è stata la sconfitta 35 a 15 contro la C Lifestyle Erice. Comunque, questo non appanna assolutamente la bellissima realtà eh, della eh, pallamano eh, femminile pratese. Ehm, siamo arrivati quasi in eh, chiusura, e, eh, quindi eh, mi avvio anch'io verso la chiusura con eh, Daniele Spada. L'ultima cosa che però volevo far vedere, proprio per rimanere a temi locali, eh, la pagina del Tirreno di Prato che eh, è dedicata a un altro tema locale, ovvero la, il passaggio di consegne qui vado a chiudere con lei, esuliamo un attimo dallo sport perché per la politica è comunque un momento importante, c'è il cambio del presidente della provincia, il nuovo presidente della provincia è Simone Calamai, sindaco di Montemurlo, la valata sta con Calamai, farà bene fin da subito, anche prestanti vota il collega alla presidenza della provincia, l'opposizione, difficile sciogliere il nodo del trasporto eh, pubblico, eh, tra i temi di cui il sindaco di Montemurlo dovrà occuparsi è anche la 3 e 25. Eh, Torniamo al suo <ride> ruolo preminente, ovvero quello di consigliere comunale, una battuta finale appunto sulla ehm, eh, la scelta di eh, Simone Calamai, quali saranno secondo lei eh, i temi davvero da eh, andare a scardinare per eh, il nuovo Presidente della provincia? Beh, intanto eh, auguri di buon lavoro comunque a Calamai, d'altronde insomma noi non potevamo leggere eleggibili erano soltanto i sindaci della provincia e come si sa appartengono tutti al, al centro-sinistra e comunque quindi auguri di buon lavoro, ne avrà tante da fare e i temi sono quelli eh, che diceva lei, insomma il, il trasporto pubblico e la, la viabilità, insomma, la, la, la 325 perché ha la sfortuna di doverla eh, fare eh, quotidianamente, insomma si sa quante, quante difficoltà eh, questa, questa comporti. E il trasporto pubblico in generale, insomma, lo, lo sa bene, noi ci siamo battuti tanto contro l'accelerata scelta della regione del, per quanto riguarda l'affilamento del, del trasporto pubblico eh, locale e, e adesso è un tema con, dove appunto la provincia può e deve eh, dire la propria e, Insomma, deve, deve farsi sentire e si deve cercare, per quanto possibile, insomma, di dare una mano a chi o per il trasporto pubblico o per il trasporto privato eh, su, su, per le strade ha da stare, ha da lavorare, sono necessarie a spostarsi eh, per, per lavorare, per la famiglia, eccetera. E, e quindi si trova in una situazione che purtroppo peggiora di anno in anno, questo credo sia sotto gli occhi di tutti. Bene, eh, io ringrazio davvero eh, Daniele Spada di essere a stato voi. qui con noi, eh, ringrazio ovviamente voi tutti a casa di averci seguito, prima di tutto torna domani con Giorgio Bernardini per quanto riguarda lo sport invece ovviamente ci vediamo lunedì prossimo sempre alle 7.30 in diretta su TV Prato, grazie Spada, grazie, grazie a, voi. a voi tutti, buon proseguimento di giornata.